His achievement as the first British Asian Prime Minister of our country, the extra effort that that will have required, should not be underestimated by anyone. But now our country has voted decisively for change, for national renewal, and a return of politics to public service. L'autonomia differenziata è oggetto di un cinico barattolo, dicevo, con una pessima riforma costituzionale, il premierato, che non esiste in alcun paese del mondo e che indebolisce la democrazia, perché indebolire il Parlamento non rafforza la democrazia, come non la rafforza indebolire i poteri della figura che più di ogni altra, in anni di navigazione difficile e di crisi della politica, ha saputo garantire la credibilità internazionale e la stabilità di questo paese. Per questo vi chiedo di dedicare alla figura del Presidente della Repubblica il più caloroso e rispettoso degli applausi. Allo stesso tempo, in questo quadro internazionale di grandi mutamenti e di grandi turbamenti, non mancano segnali positivi, segnali incoraggianti che ci raccontano spazi di nuovo protagonismo per le forze progressiste. In Gran Bretagna, dove i conservatori hanno governato ininterrottamente per 14 anni, si è aperto da oggi un ciclo nuovo con la netta affermazione dei laburisti. A Keir Starmer e a tutto il Labour, partito con il quale il PD ha uno storico legame di amicizia e di cooperazione, un abbraccio per lo straordinario successo e un augurio di buon lavoro. Siamo la più grande delegazione del gruppo socialdemocratico, gruppo senza il quale non ci può essere alcuna maggioranza dentro al Parlamento europeo. In questo senso abbiamo raggiunto uno dei nostri obiettivi, quello di far fallire il disegno di una maggioranza delle destre popolari, conservatrici e nazionaliste. Fiumicino vince ancora una volta il premio Best Airport in Europa, per la sesta volta negli ultimi 7 anni, e significa che dunque essere un'eccellenza italiana sta diventando davvero un'attitudine. Se noi siamo riusciti sino adesso a esprimere un livello di eccellenza, l'abbiamo fatto attraverso grandi investimenti, 2,5 miliardi di euro investiti negli ultimi 10 anni per la modernizzazione e l'espansione del nostro aeroporto. L'industria farmaceutica italiana si conferma la prima in Europa con una produzione industriale che supera i 50 miliardi di euro, di cui la stragrande maggioranza export, e una crescita che la pone nell'export prima al mondo davanti agli Stati Uniti.